Andò al funerale, andò la sorella, ma nessuno si è mai preoccupato di fargli il funerale, tutta questa cosa, me ne sono occupata tutta io. Poi per fortuna almeno una cosa buona lo Stato l'ha fatta, ha pagato il trasferimento della salma da Roma a Partanna. Al momento in cui sta ragazza viene seppellita, nel diario c'era scritto che lei voleva essere seppellita nella tomba degli Atria, dove c'era mio marito. Io la faccio seppellire nella tomba degli Atria e faccio una lapide uguale a questa. È un libro che stava su un piedistallo. Nel momento in cui faccio, mettiamo sta cosa, non ho pensato di chiedere permessi a nessuno, perché sinceramente avevo pagato tutto, figurati una lapide, comunque una foto, la data di nascita, la data di morte ce la dovevamo mettere. Nessuno mi ha contestato questa cosa. Dopo però poco tempo la mamma di Rita va al cimitero con un martello e la distrugge. Da allora io non ho potuto più fare mettere una foto perché fondamentalmente io non ero proprietaria di quella tomba. In più lei cosa fa? Prende il feretro di Rita che stava nella tomba degli Atria e la porta proprio per contraddire la figlia anche morta perché sapeva che voleva andare là. Nella tomba di famiglia dei Cannova, che è la tomba della madre, sono due tombe separate. Se la porta lì e per anni, fino all'anno scorso, Rita non aveva nulla. C'era una foto messa lì, ma che non si riconosceva assolutamente che era Rita, ma non c'era una data di nascita, una data di morte, non si capiva neanche che era lei. Non c'era scritto niente, neanche il nome, nulla. Allora, a sto punto, tramite loro, chiedono l'autorizzazione di mettere questa lapide alla sorella. E la stessa copia identica. Sì, questa è ugualissima a quella che ho fatta io. Questa qui allora l'ho fatta rifare perché volevo metterla, ma non ci sono mai riuscita. E chieda loro, mettetevi in contatto, cioè vedete voi magari se questa si intenerisce, la fa mettere sta cosa dopo l'anno scorso è il ventennale della sua morte. Praticamente la madre, siccome non era più in grado di intendere e di volere, contatta l'unica sorella rimasta di Rita e inizialmente gli dice che gliela faceva mettere, però che io non dovevo andare al cimitero. Quando lui me lo dice, ho detto va benissimo, sono d'accordo, non vengo. Ho detto basta che la mettiamo sta benedetta lapide. Lui dice ottimo, gli ho detto, io non mi faccio scattare da nessuno con atteggiamenti mafiosi. Noi ce la portiamo, diciamo una preghiera con la lapide e ce la riportiamo in banco, però devi venire tu. E siamo, siamo andati, lui ha portato questa insieme a Luigi, abbiamo fatto una preghiera e ce la siamo riportati indietro. Quest'anno c'è una novità però, che a novembre è morta mia suocera. E la proprietaria di quella tomba adesso per metà è mia figlia. E non deve chiedere permesso a nessuno. Però c'è un'altra cosa brutta, che mia cognata, la sorella di Rita, con atteggiamenti mafiosi, ha fatto mettere un libro di questo con la foto della madre e di Rita, con una scritta. La definiamo Fernanda Ingiuriosa, offensiva. Offensiva verso le associazioni che hanno sempre ricordato Rita, ma principalmente rivolta a me. Queste frasi finali finiscono che lei questa cosa la dedica alla famiglia, ma alla famiglia non, sua, non alla mia famiglia, alla famiglia, cioè alla famiglia mafiosa. Allora, siccome inizialmente ve lo confesso, ho detto a Salvatore, Salvatore, ma se io mi martello quest'altra cosa, che succede? Tanto mia suocera non mi ha fatto niente, io vado lì la martello, faccio finta che impazzisco pure io, perché sinceramente ti viene sta cosa. Lui fa no, non la martelliamo. Noi il 26 di luglio E attacchiamo pure questa. quest'anno? Attacchiamo vicina. Allora, cementiamo. E mia figlia ha dato l'autorizzazione e dopo che la cementiamo, con questo documento che mia figlia avrà dato l'autorizzazione libera per fare questa cosa,
la diamo come denuncia cautelativa ai carabinieri, perché la mia cognata non ha chiesto nessun permesso a mia figlia, essendo tutte e due eredi di questa tomba. E mia figlia ha detto: io non chiedo permesso a nessuno, noi mettiamo la nostra lapide. Ognuno si rivolge alla lapide che vuole, dipende da che lato sta. Infatti la lapide quella sarà là, la nostra sarà qua. Vabbè, perché questa è la vera lapide, quindi. Questa non è quella. Ma la cosa che loro gli fa male, in verità, è l'ultima frase che c'è sotto, che c'è scritto: la verità vive. Perché volevo sapere una cosa cattivissima che è successa dopo la morte di Rita. Quando hanno saputo in carcere chi le aveva mandato in galera, che si era suicidata, hanno applaudito e brindato. È stata una cosa veramente brutta. Allora io in quel momento ho detto: vabbè, voi applaudite, però la verità vive, voi siete ancora dentro. E l'ho fatta scrivere proprio come ultima frase sotto. E questa cosa, dopo 21 anni forse riusciremo a attaccarlo, ti giuro che se la rompo. Sì. Vabbè, già una vittoria è stata di aver attaccato una targa di Libera dove c'è scritto. All'inizio, all'entrata del cimitero, ecco, c'è scritta una lapide, qui. Vabbè, già c'è Ritate a testimone di giustizia. Quindi questa è già una vittoria. Quando poco fa Piera faceva riferimento a questo scambio di mail fra me e sua cognata, io non le ho mai divulgato, perché ci mancherebbe altro, però veramente sarebbero degne di un'analisi, di tipo antropologico culturale, perché pensare che dopo 20 anni la signora riesce ad esprimersi nei miei riguardi, sia per quanto riguarda le parole e sia per quanto riguarda i concetti, in una maniera che sembra veramente essere rimasta 20 anni fa. 20 anni fa, perché lui gli ha detto: ma scusa, cos'è quando ti ha detto ringrazia che sono una donna? Cioè gli scrive nell'email: tu devi ringraziare che io sono una donna. E lui gli risponde: perché sei un uomo, mi uccidevi, mi sparavi. Mi sparavi, cioè cosa dell'altro mondo. Questo la dice lunga sull'importanza dei segni, sull'importanza dei simboli, sull'importanza delle parole che e sono delle parole. Per cui, ecco perché da noi l'azione è importante. Il segno che significa l'azione non lo è da meno. Cioè, su questa storia di una lapide prima distrutta e oggi che dopo 20 anni ancora ce la teniamo qua e ancora non siamo riusciti ad attaccarla, è un fatto nel fatto. Per noi quest'anno abbiamo deciso e noi appunto metteremo il cemento e la mettiamo. Poi vediamo quello che succede. Però questo per dire soltanto come la cultura mafiosa è ancora più pericolosa della organizzazione criminale mafiosa, perché senza questo substrato culturale oggi la mafia sarebbe ancora più monca di capacità e di potenza di quanto già non sia, e comunque già è più indebolita, perché rispetto a 20 anni fa questi stessi discorsi che adesso ci stiamo facendo era impossibile da farsi. Amore, se andrete alla tomba di Rita Adria vedrete l'obbrobrio che c'è sulla tomba. Cioè, questa scrive: la mia famiglia stuprata, io sono andata a fare le... Cioè, quando che il padre ha ucciso un sacco di padri di famiglia, cioè, chi ha violato, chi ha stuprato? Cioè, io se Don Vito Adria uccideva mio fratello, mio padre, io andavo lì, io la distruggevo quella con Dio, proprio, tu stuprata, ma se tu hai ucciso mio padre, mio fratello, ma sapete quanti morti ammazzati c'erano a Partanna? Dov'è? Dove è andato? Nicola! Diglielo! Era un far west, la mattina quando uscivo a fare la spesa non era facile che non tornavi gambizzata. Una volta ce la stavamo andando a ballare, vicino a dove c'era, dove si ballava, ne ho trovato uno ammazzato in una macchina. Mica hanno sospeso la serata da ballo, hanno ballato lo stesso. Perché era una normalità. Era una normalità. Sono domande, osservazioni. Ce andiamo a casa. Se uno fa delle domande, io vorrei che tu facessi la distinzione fra testimone di giustizia e pentito. Perché c'è un po' di fino al 2001, perché c'è un po' di confusione. Sì, collaboratori di giustizia, eravamo tutti collaboratori di giustizia fino al 2001, non c'era una legge che ci distingueva, eravamo tutti in un unico calderone. Praticamente io ero nello stesso calderone di Brusca. Sì, di questi pezzi da 90 chiamiamoli. Però a un certo punto non ci stava stretta questa cosa e insieme a Libera abbiamo
chiesto che questa cosa non venisse fatta, quantomeno sulla carta, una distinzione. È il, praticamente, perché il testimone è uno come me, io non ho mai ucciso, veramente non ho mai preso una multa, ringraziando a Dio. Non è che sono precisa, però cerco di avere le mie regole, perché per come non voglio che venga fatta una cosa a me, cerco di non farlo per gli altri. Se sbaglio chiedo scusa. Cioè, ho un'altra concessione su questa cosa, ma proprio come legalità a 360 gradi, non solo perché sono antimafiosa, ma su tutto. Invece il collaboratore è quello che ha ucciso, ha avuto modo di stare intimamente con i mafiosi, di servirli tutto e per tutto, che poi si pente, incomincia a collaborare con la giustizia e da lì nasce il detto collaboratore di giustizia. Noi siamo definiti adesso testimoni di giustizia, che poi a me non mi piace testimoni di giustizia, era più bello fare testimoni, basta. Picchi di giustizia, se si testimoni, si testimoni, basta. Non confondo se forse testimoni di nozze. O di Geo. Ok, 10 minuti ancora e poi andiamo a mangiare. Ci sono osservazioni, domande. Una curiosità, il film. L'abbiamo io l'ho denunciato, ma qua me te l'ho denunciato. No, volevo una mia curiosità, capire se era... Tutta una bugia, perché? Te lo ricordi il film, no? Allora, Ritate non ha mai messo piede in un tribunale, tantomeno con una pistola, non si può, ma quando mai? Poi, non è vero che il ragazzo alla fine si vede che la va a trovare perché non ha più incontrato questo ragazzo, ma Ritate aveva un altro ragazzo a Roma, era un ragazzo calabrese, che poi questo qua faceva servizio marino e partì per l'Albania, in quel periodo stava in Albania. Cioè non ha avuto più assolutamente nessun tipo di contatto con Gero. Poi così erano le altre cose, che non, che quando è stata presa e portata via elicotteri, sparatori e via quant'altro, arriva alla procura di Sciacca con una 126 già la scassata che l'ha portata mio padre, inseguito dai mafiosi. Nel film, nel film io non ci sono, invece mi fa sempre in più quelle ultime immagini che hanno messo vere di Rita, lui se ne è appropriato indebitamente perché non ho mai dato il consenso di mandarle, l'ho denunciato per questo, ma perché lui è un mafioso, ma attualmente è un mafioso, basta. Perché questo è un comportamento. C'è la scena dove la madre rompe, mi sembra, la lapide. La lapide, sì, quella sì. Ed è questa la lapide. Questa la lapide era questa. No, quella è quella. Sì, quella sì, qualcosa di vero. Mettono che il fratello era stato ucciso accoltellato lì, mio marito è stato sparato a canne mozza davanti ai miei occhi. E sei via di coltellato. Sono tutte cose, poi fanno vedere che il padre si portava a Rita e Rita assisteva a tutto. Stupidaggine, perché mio socio poteva essere un grande mafioso, un grande stronzo, tutto quello che vogliamo, ma non ci sarebbe mai portata la figlia, perché la amava la figlia, la amava, non l'avrebbe mai fatto. Tu dici che nel testamento, appunto, nel diario di Rita c'è anche il discorso del testamento, quasi come voglio il funerale, come... perché allora questa si può fare ancora suicidio sì, suicidio no, perché se tu senti un po' le voci in giro c'è ancora... Io sono andata a vedere gli accertamenti che hanno fatto, perché quando hanno fatto le prove di vedere se si era suicidato o quantomeno, si è suicidato, perché ti spiego. Il davanzale della finestra non c'era un balcone, c'era il davanzale. Sul davanzale c'erano le impronte dei piedi di Rita. Rita è salita là e si è buttata i piedi. Infatti Rita non è morta perché è fuggito sangue, è morta per l'impatto. E hanno fatto la prova a buttare una cosa lì ed è caduta dove stava Rita. Questo è fuori di dubbio, perché io, la prima cosa che ho fatto è stata quella, andare a verificare tutto, sono tenuto, cioè non si capisce, ho fatto il cane da caccia lì, ed è un suicidio, perché poi nella camera dove lei, proprio in quella camera dove lei si è buttata, era la camera da letto, e nella testata del letto ha lasciato scritto: il mio cuore senza di te non vive, a matita. Sono andata. Ok,
questa frase di Rosilotto. Basta così? Ok, per chiudere... Aspetta, no, no, non che non vogliamo dire, sì. È solo che io mi sento sotto shock, scusate. Cioè io sono stata catapultata qua stamattina in questa...